Vedete, noi abbiamo interrotto, noi c'è stato stamattina come Unione di Centro questa conferenza a Damma per evitare una serie di polemiche o vandalismi che possono uscire dagli armadi su questa edizione di Tommaso Ioro. Prima di parlare di questo ho un invito da Nando sulla questione della stampa, di quello che sta succedendo sul giornale. Nando, tu sai che io sono uno che ho sempre parlato apertamente di come la penso, anche quando qualche volta non ho condiviso alcune dichiarazioni sul giornale, però è più un fatto, diciamo, di etica personale, quella che o ci fa una smentita sul giornale o ti chiamo chi ha scritto, come ho fatto sempre io. E ho dato una nota di dissenso di quello che avevo detto, motivando che non era la verità. Però tu conosci e sai molto meglio di me, che fai questo da una vita, che il giornalista diciamo, è quello esposto a molte critiche. È pur vero che ci sono un giornalista di parte, ma è pur vero che il giornalista di parte deve anche tenersi al di sopra, come spesse volte fai anche tu. Al di là delle polemiche ci possono essere, tu molte volte stai al di sopra delle questioni perché la vedi in un modo, diciamo, diverso da altri, perché se parliamo ad esempio del giornale di polizia, un giornale prettamente familiare, non è un giornale di grande opinione pubblica, ma è uno che utilizza quella stampa solo a fini, a scopo personalistici personale o familiare, perché non ho mai visto che quel giornale abbia riportato delle notizie vere o delle informazioni che possono andare contro alle tue proposte o alle tue dichiarazioni. Allora io dico, secondo me tu già gli stai dando molto spazio nell'aprire una polemica di questo tipo, ma c'hai un'arma che è la più potente in mano, quella della penna, e che tu puoi rispondere sulla stampa a questi soggetti che poi ti criticano oppure che vogliono buttare fango su un giornale o su un altro. Ritengo che veramente molte volte sono state anche delle discussioni, però abbiamo sempre messo da parte la questione della discussione momentanea, però è più rilanciata in un rapporto umano da persone serie e da persone civili. Ci siamo confrontati e siamo andati avanti, perché poi questo è un rapporto vero della società civile che noi dovremmo dire. Voglio passare immediatamente alla questione della dimissione del consigliere Ioro. Vedete, noi stamattina abbiamo, come dicevo prima, abbiamo chiesto questa conferenza stampa, ringrazio Nando che rappresenta oggi qua, mi hanno chiamato Maggiore del Mattino, Raffaello Rolask, chi altro, Nando? Dello Tali c'è da ben arrivare, comunque sì, hanno chiesto a Nando di prendere la notizia e ribaltare. Allora, sulle questioni di Iorio, io voglio fare una brevissima premessa. Iorio, guardate, non è un politico. Iorio è un grande imprenditore, una persona seria, una persona che ha sempre lavorato, è uno che viene da nulla e si è fatto, diciamo, un'azienda non indifferente, tanto vero che stamattina doveva stare qua con noi, ma ha avuto una chiamata da notte, dove siamo partiti su Alcignano, che è successo qualcosa che ha dovuto correre di corsa, però stava anche qua, di fatto abbiamo parlato, Enzo Ramaglia ha parlato per te, stava qua, è stata legata a noi di telefono. Vedete, il mistero di Tommaso Ioro lascia pensare a tutti, Tommaso è uno che si è affacciato in politica per cercare di dare un contributo, perché gli piaceva fare la politica, gli piace fare la politica, ma per dare un contributo alla città e diciamo anche sulle periferie, in special modo il territorio dove lui ci vive e ci abita, perché è una persona che è conosciuta da molti cittadini, tanto vero che lui è stato il primo degli eletti all'interno del PC quando facevano la lista per l'amministrazione ed è stato uno dei grossi contenitori del Stefano Berardi insieme a tutti quanti noi. E la sua dimissione, lo riporta anche il giornale, lascia da pensare a tutti quanti noi. Una persona così per bene, una persona così seria come Tommaso Ioro,
secondo me ce ne sono pochi, pochi pochi. E quando una persona di questo tipo si affaccia alla politica senza chiedere niente, ma soltanto pensare, e che ha dato e ha continuato a dare, lascia pensare a tutti quanti noi. Qua qualcosa non va. Perché quando lui si è dimesso, detto dalle sue parole al sottoscritto, alla madre, a Milamai, a Rossetti, agli altri, lui quella notte non ha dormito. Non ha dormito perché veniva da una situazione gabbrosa, brutta, deprimente, come l'ultimo consiglio comunale che abbiamo fatto. Quello è stato la voce che ha fatto traboccare il vaso. Al di là che più volte veniva chiamato da singoli soggetti dell'amministrazione per cercare di fargli da sfondo per far fuori a uno o fare fuori a un altro. E lui, dibattito sul giornale, lo dice, lui dice non è possibile che la politica può essere fatta facendo ribaltare da questo consigliere all'altro consigliere, solo perché qualcuno vuole accaparrarsi qualche controllo in più o qualche controllo in meno. Allora vedete, io ritengo che dopo le dimissioni io potrei leggere alcuni passaggi, ma chi pensi che è inutile, perché voi avete comprato il giornale e avete letto qual è la sua dichiarazione su questo giornale. Infatti il titolo tu quando dice il politico deve constatare, il malcostume antepone gli interessi personali a quella della città. Dice tutto. Allora vedete, io ritengo che questo a noi ci ha lasciato per festa tutti per quanto riguarda a noi e che ci ha portato un momento di riflessione. E non vi nascondo che nella giornata di ieri il sottoscritto di Palma stava seguendo lo stesso percorso di Tommaso Iorio. Voi sapete che io sono stato uno che ho rinunciato con le vecchie amministrazioni. La terra della Presidente del Consiglio Comunale, mi sono dimesso e sono andato via per non essere coinvolto in un'amministrazione che faceva acqua per tutte le parti e me ne andai lasciando una carica di quella portata, che il Presidente del Consiglio Comunale è una carica non da sottovalutare. Oggi sono arrivato alla dimensione di andarmi via anche io su questa questione, perché non è possibile poter comunque andare avanti così questa amministrazione. Per questa città. Chi mi ha fermato è stato un buon amico e collega in Saramagna, insieme agli altri, mi ha chiamato l'onorevole Iacolare De Mita. Ieri, mentre stavo venendo per il protocollo di dimissione, mi hanno chiamato, sono corso a Santa Brigida, dove c'è la sede di De Mita, ho avuto un incontro con loro, con Alfano e con De Mita e con Iacolare. Mi hanno supplicato e chiesto a volte di soprassedere su questa divisione, perché insieme a me c'erano anche le divisioni di Zanamai, c'erano le divisioni di tutti quanti, andare via da questa amministrazione, che questo significava non poter andare avanti. Questo perché, vedete? Io ritengo che oggi siamo arrivati ormai alla fine. Oggi questa amministrazione, così come sta, in due anni di blocco totale su questa questione, noi non possiamo più andare avanti. Il motivo vero è che non è una questione di scontri politici sulla progettualità o su che cosa si vuole fare per la città, o ci propone qualcosa o diverso dalla città, ma il motivo vero c'è una lotta intestinale all'interno tra i soggetti. Allora qualcuno dirà, ma anche voi nell'UDC siete divisi. Vedete, la nostra questione dell'UDC è una questione ben diversa. Perché noi siamo partiti in un certo modo, come gruppo, io, Iorio e Tiziano all'epoca, poi c'è stato l'avvenuto di Catolà e di Capano e di Ramaglio nell'UDC, questo ha portato a una crescita del partito, però questo che cosa ha portato? Ha portato a